fisica, ma non ci mandano a parlare. Questi qua, contratti porta a porta, nonostante le sanzionate, gli altri non vengono in Eccoci qua, allora, buon pomeriggio a chi ci sta seguendo in diretta sulle nostre pagine social, buon pomeriggio a chi ci seguirà sulla pagina YouTube del quotidiano La Città, ovviamente sul nostro sito lacittadisalerno.it, la città dello sport, ormai al secondo appuntamento con gli approfondimenti dedicati agli sport olimpici, con i personaggi degli sport olimpici, con gli atleti della nostra provincia che si fanno onore in Italia e anche nel mondo, come è accaduto in occasione del primo ospite che abbiamo avuto, il pallanuotista Vincenzo Dolce, salernitano e campione del mondo con il 7 bello nel 2019 in Corea. È un ospite, anche quello di oggi, che si è fatto molto onore in giro per l'Italia, campo internazionale, sui ring, un po' di tutto il mondo. Vado a salutarlo e a ringraziarlo per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, Vincenzo, la femmina. Ciao, Vincenzo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ciao. Grazie a te di aver accettato, grazie anche al nostro collega Gerardo De Prisco, il nostro corrispondente da Pagani per lo sport. Ciao Gerry, buon pomeriggio. Ciao Dario, ciao Vincenzo, ciao a tutti. Allora, Vincenzo è il nostro ospite di oggi. Vincenzo è un pugile, un atleta che, nonostante la giovanissima età, si è già fatto conoscere a livello nazionale e non soltanto. Io, insomma, rompo subito il ghiaccio, Vincenzo, facendo la domanda che ti avranno rivolto 2000 volte, perché è la domanda più banale e stupida che ci sia: ma come un atleta, uno sportivo, un ragazzo, un giovane, sceglie tra tante opzioni, si va dal nostro signore il pallone, il calcio, a cui giocano tutti sotto casa, perché sceglie proprio la box, proprio il pugilato? Perché scegliere la box? Che domanda? È una domanda particolare. Allora, io da piccolo, sin da piccolo, come dico sempre, sin da piccolo ho sempre amato gli sport da combattimento. E, tra tanti sport dico, da combattimento, io vedevo un pochettino tipo film di Rocky, film di Muhammad Ali, il pugilato è prevalso, mi piaceva tanto lo stile, il movimento del pugilato, l'eleganza di questo sport. E questa è, diciamo, la motivazione. Mi affascina il fatto che ci sia un duello tra due persone, ecco, una competizione. E quindi ecco perché ha prevalso il pugilato. Poi ci arriviamo anche a alcune parole importanti che ha usato, come fascino, come nobiltà. Insomma, il pugilato è anche uno sport che ha tanti valori Certo, che mi certo, piace certo. approfondire. Intanto però andiamo Certo. subito all'attualità, poi vediamo anche qualche immagine che rubiamo dal web, perché Va benissimo, dai. sei fresco vincitore di un match che ci ha fatto, insomma, piacere vedere, diciamo, in televisione, ormai dire in televisione anche in proprio, perché DAZN è una piattaforma che trasmette principalmente via web, però la piattaforma che ormai trasmette il grande calcio, quindi vedere un pugile nostrano su quegli schermi ci ha fatto anche tanto piacere. Eri a Milano Grazie. e che cosa è accaduto, Vincenzo? Hai vinto facile, dai, cominciamo a dire questo. No, niente, è stato un match che sono riuscito a gestire sin dall'inizio. Sono partito subito bene, ho preso subito il centro del ring. L'avversario cercava di, diciamo, girava tra le corde, non cercava di limitare al quanto più possibile i danni che causati dai miei colpi, perché è stato un match parecchio a senso unico. Niente, è stata un'emozione indiscutibile, cioè stare su DAZN a quei livelli, combattere a questi livelli è diciamo un po' un sogno che si avvera. Vedermi, infatti, quando cioè rivedermi anche in questo momento è impressionante, è molto bello. Ti dico che è un'esperienza che ripeteremo perché ora si sta facendo un bel lavoro e col mio maestro e col mio manager hanno tanti bei piani per me e ora c'è solo da allenarsi e da rompere tutto. L'ultima che ti faccio, poi passo la parola a Gerardo, Dimmi. con cui avete in comune anche un'altra passione, che non è la box, perché lo vedo mingherlino, quindi non so quanto possa essere competitivo, ma che è la squadra di calcio. Poi dopo Sì, parliamo anche di quello. La domanda che ti sì. faccio, Vincenzo, è:
Hai detto il sogno, il palcoscenico, Milano, però mancava una componente, mancava il pubblico Mancava il pubblico, sì, mancava il pubblico. Pensa che persone, amici, io ho parlato col mio procuratore giorni prima, dissi, ho detto, e gli dissi se poteva, se potevano venire tutti i miei amici, cioè, capito che l'Allianz Club sarebbe caduto, ma nel vero senso della parola. Sì, il pubblico purtroppo ci è mancato. A me piace tanto anche a mostrarmi al pubblico, perché il pugilato è anche questo, è spettacolo, oltre che combattimento. E sarebbe stato piacevole avere tanti amici a tifare lì per me. Saluta anche Giovanni Dauria, Il grandissimo dottor Giovanni Dauria, grandissimo, credo. grande dottore. E poi a proposito di calcio, lui è il medico della Nocerina, Lui è il medico della Nocerina, è un medico della quindi Nocerina, subito sì. derby, ragazzi, subito derby anche nel calcio, nella boxe. Abbiamo il dottore Dauria che sì, è sta un facendo derby, è un chiaramente un derby. eccellente lavoro con la squadra Molossa. Jerry, non ti voglio rubare Sì. tempo, voglio che sia tu, insomma, a rivolgersi direttamente a Vincenzi. Va bene, ciao Vincenzo, innanzitutto. Poi prima hai detto Ciao, appunto Giovanni. che se tutti fossero stati lì sarebbe stato un vero casino, perché poi la natura di noi paganesi la conosciamo in un certo senso. Però io ho visto delle immagini che quando sei tornato appunto da Milano dopo aver vinto il match, sotto casa ti hanno riservato una bella accoglienza i ragazzi, no? In In palestra. palestra, fuori la mia palestra, perché tramite, diciamo, mio fratello che era in macchina con me, parecchi i miei amici ultras, i miei fratelli ultras hanno contattato mio fratello per sapere dov'è che ci saremmo fermati. Noi, mio fratello disse, ci fermiamo in palestra a prendere la macchina del maestro, a salutare, e mi hanno fatto trovare fuori la palestra due striscioni che dicevano orgoglio degli ultras, vanto della città, let's go Enzo. Sì. Lì è stata un'emozione esagerata. Purtroppo non c'è stata la presenza di tutti i ragazzi, perché avevamo, per sfortuna, avevamo un funerale proprio al palazzo a fianco, e per rispetto del defunto, i ragazzi hanno deciso naturalmente di non fare cori o cose del genere, altrimenti sarebbe stato ancora, diciamo, sarebbe stato davvero un gran casino, come si suol dire. Ritornando invece sul match, appunto, che è stato anche trasmesso su DAZN con Narvaez, abbiamo raccontato e hai raccontato un po' quello che è stato in campo, un match a senso unico, ma in retroscena e dietro le quinte, quello che è successo prima, quello che è successo dopo, che le telecamere non inquadrano, ce lo vorresti descrivere, qualcosa che ti ha colpito di più di quella giornata? Beh, qualcosa che mi ha colpito di più di quella giornata è stata l'organizzazione fantastica dei miei manager. Cioè, comunque, le telecamere erano fino negli spogliatoi, cioè, quindi è stato davvero un qualcosa di diverso dal solito, perché sai, soprattutto per il pugilato, che è uno sport minore, noi, almeno io, è tutti gli altri pugili siamo abituati, diciamo, a concentrarci nello spogliatoio, senza vedere persone che ti chiamano per intervistarti, persone che si avvicinano con la telecamera. Però ti dico la verità, io, essere un pugile, diventare un pugile di livello e famoso, è il sogno della mia vita, sin da ragazzo, sin da bambino, perdonami. Diciamo, volevo fortemente questa cosa, quindi mi sono sentito subito a mio agio con le telecamere con i riflettori puntati su di me, e niente, e siamo riusciti a spaccare. A proposito, prima hai detto questo, il pugilato, tra virgolette, un po' minore attenzione. Credi che quali possano essere le cose che in un certo senso possano far avere maggior risalto a questo sport, e soprattutto senti la pressione tu, che sei un po' la stella emergente del pugilato paganese,
nel riuscire a far emergere questo sport, ma anche nel appagani, ma allargando il discorso all'agro, alla provincia di Salerno, in un certo senso. Sì, allora quello che farà crescere il pugilato saranno queste riunioni organizzate su Dazon, organizzate dai miei manager. Ne approfitto per salutare sia il mio maestro che mi aiuta in tutto nella vita e mi aiuta sul ring, che è il maestro Gianluca Lodato, e ne approfitto per salutare i miei manager Alessandro, Cristian e Salvatore Chirchi. Salvatore il papà e Alessandro e Cristian sono i due figli. Con queste manifestazioni il pugilato ritornerà diciamo al grande valore che aveva una volta anche in Italia, perché purtroppo si era perso, diciamo, negli anni si era persa la spettacolarità. Una cosa che aiuta il pugilato è proprio la spettacolarità, e le manifestazioni su Dazon, le riunioni su Dazon sono spettacolari. E poi servite voi, Vincenzo, servono i campioni. E poi sì, certo, servono quando c'è il campione, tutti gli sport riescono. Vedi, adesso con Sinner, che è un giovane fenomeno, abbiamo ricominciato a rivedere più il tennis in televisione. Se, serve anche la materia prima, certo, serve anche la materia prima, che è quella dei pugili. E ti dico la verità, ci sono parecchi pugili molto molto bravi in Italia, in ogni categoria di peso. Quindi c'è spettacolo da fare, c'è spettacolo da vendere per la televisione, per le piattaforme, per ogni tipo di piattaforma, c'è davvero spettacolo da vendere. A proposito, per quanto riguarda invece, tu mi hai fatto anche un'altra domanda, sì. Se sento la, diciamo, la pressione del popolo paganese, se sento questa responsabilità, ebbene sì, ti dico che la sento tutta, e però questa cosa mi fa sentire vivo, mi fa sentire davvero vivo. Sapere di dover non dimostrare, ma di dover qualcosa al popolo paganese che ti fa tutto per me, mi fa davvero sentire vivo e mi carica di emozioni. A proposito, prima avete parlato di avere materia prima. Tu, sappiamo che alleni anche dei ragazzi nella tua palestra, la Thunder. Vedi qualche ragazzo che ce l'ha la materia prima? Non ti chiedo di fare i nomi, ma no, vedi qualcuno... mi farebbe piacere ovviamente fare i nomi o meno, ma vedi se ci sono persone che hanno la materia prima, e soprattutto tu che valori cerchi di trasmettere a loro? Allora, il pugilato è coraggio. Sono quattro le virtù del combattente: leale, impavido, sincero e devoto alla famiglia. Ok, tutte queste servono davvero al combattente, al pugile. C'è tanta materia prima nella Thunder Boxing Club, tanta materia prima. Voglio nominare un ragazzo in particolare che si chiama Francesco Coppola, che ha partecipato ai campionati italiani, è bronzo ai campionati italiani, ha partecipato al Guanto d'Oro, ora è stato convocato più di una volta in nazionale ed è davvero un ragazzo fenomenale. Parlo di un peso massimo 91 kg di muscoli, potenza, velocità e una tecnica di un livello altissimo, di una spettacolarità sul ring altissima. Davvero è un ragazzo che può fare tanto. Poi voglio nominare anche mio cugino Manuel Giordano, molto molto forte, parecchia, permettetemi la parola, parecchia cazzimma e tanta voglia di beh, ci vuole in questo sport, no? Sì, assolutamente, ma ci vuole nella vita, secondo me, ci vuole nella vita, perché alla fine anche le 16, anche varcare le 16 corde e uscire dalle 16 corde diciamo è un attimo, quindi il carattere da mantenere è sempre lo stesso, la voglia di combattere, la voglia di mostrarsi sia sopra che sia sopra il ring che fuori dal ring. Adesso hai tappe in programma a breve termine, qualcosa invece più a lungo termine? Allora, ti dico subito che combatto l'8 maggio a Milano, stavolta non su DAZN, ma
è una manifestazione fatta con la Gazzetta dello Sport, quindi credo sia una piattaforma in cui mostreranno questi match e faccio 8 round, non so con chi, al peso 56 e mezzo. Stiamo cercando di arrivare a 55 e 300 poco alla volta, perché io sono un super gallo e cercherò di sfondare sia in questa categoria e, perché no, magari arrivare anche a una categoria superiore, la categoria dei piuma, quella in cui ho combattuto anche nel sesto e nel settimo match, e poter vincere anche nei piuma. A me la cosa che piace di voi pugili, molte volte mi è capitato di recente, ho intervistato Dario Socci, che è un pugile salernitano Dario Socci è un amico, io lo che ha conosco bene ed è un combattuto grande amico e per... lo saluto. Mi piace che voi rispetto per esempio ai calciatori, no? Che dicono sempre che forse, sì, chissà. Voi invece dite con convinzione che volete vincere, che siete più forti, che in un certo senso vi caricate anche, avete uno stile comunicativo diverso e viva quello dei pugili, molto meglio Assolutamente quello dei sì, miei. assolutamente sì, e ti ringrazio di questo. Guarda, personalmente parlando, io sono una persona abbastanza umile, però sai, mi piace, come ho detto prima, mi piace mostrarmi per quello che sono e mostrare le mie capacità, sia con la parola che con i colpi, ecco. Il gioco psicologico conta tanto, vero? Prima del Assolutamente sì, match. assolutamente sì, assolutamente sì. Ma secondo me si deve rimanere sempre calmo. Poi ognuno ha un qualcosa di personale. Io rimango sempre me stesso, cerco di rimanere me stesso perché faccio ciò che mi piace e ripeto, l'ho detto prima, questo mi rende davvero vivo. Anche quando io devo fare un match importante, non ci penso già da... Certo, il pensiero va sempre al match. Però cerco di restare sempre calmo, cerco di restare me stesso e un'oretta prima, il tempo di entrare negli spogliatoi, da là comincio a focalizzarmi sulla cosa, perché secondo me non serve pensare troppo, troppo, troppo a quella cosa, ti stressa. Però è una cosa personale, perché probabilmente può dare una mano a me, ma non può dare una mano agli altri, quindi è una cosa caratteriale, ecco. Vai Gerry, vai con l'ultima, poi Sì, ho una curiosità finale. tu hai detto Certo. che vabbè, la nostra passione in comune per la squadra di calcio, la Paganese, e addirittura la Paganese l'hai portata sul ring con te a Milano in un certo senso, no? Con la Sì, sciarpa. allora, sì, noi Come la vivi abbiamo questa questa... passione per la squadra della tua città? Abbiamo una passione in comune, ma la passione non solo per la Paganese, perché io sono innamorato della Paganese, seguo la Paganese perché seguo Pagani ovunque, perché mi piace dare lustro al mio paese, ma quella sciarpa è la sciarpa del gruppo storico della Paganese, del mio gruppo, degli Street Arcins. Io sono innamorato del mio gruppo, degli Street Arcins. L'essere ultras è davvero un qualcosa al di fuori che io lo dico sempre, è davvero qualcosa al di fuori del comune. C'hai qualche aneddoto in particolare, sia che sia una partita in trasferta, che sia una partita che ricordi con maggior piacere, con i ragazzi No. appunto degli Street Arcins? Guarda, no, guarda, tutte le partite sono sempre una più bella dell'altra, soprattutto le trasferte, perché quello che fa il calcio, che fa lo sport, è l'aggregazione e noi cerchiamo di fare tanta aggregazione. E con la mia palestra, con la Thunder Boxing Club, che è una grandissima realtà nella città di Pagani, e con il gruppo degli Street Arcins cerchiamo di fare senza avere alcuna, come dire, senza essere riconosciuti a volte, noi facciamo tanta solidarietà, facciamo aggregazione con le persone, quindi questo è quello che conta davvero, ecco. Va Ti bene. manca un pochino, Vincenzo, è banale Manca dirlo adesso, tantissimo, lo manca stadio, tantissimo. perché... Manca tantissimo, manca tantissimo, anche manca tantissimo fare una trasferta tutti quanti assieme. Manca davvero tanto, tanto, Riesci tanto. comunque a seguirla la Paganese nonostante i vari impegni? E poi ultima considerazione davvero, Dario, che ne pensi della Paganese di quest'anno?
E cosa ti aspetti in questo finale di stagione? Oramai siamo quasi al termine, no? Allora, è un impegno, un piacere, ma anche un impegno e un dovere, sostenere la Paganese per me. Nel momento in cui fai parte di un gruppo, andare allo stadio, è un piacere, ma diventa anche una sorta di dovere, perché tu devi sostenere fortemente la tua squadra, devi sostenere il tuo paese. Nonostante i miei impegni, cerco di non mancare. Quasi mai, io vado a fare parecchie trasferte, quindi in casa ci sono sempre, anche in trasferta mi faccio no, non mollo e cerco di andare anche in trasferta, a meno che non ho un, diciamo, un impegno importante, quindi rinuncio alla trasferta per potermi allenare, ma sono, diciamo, molto costante, 7 su Adesso ti 7. metto in difficoltà, quindi non ce l'hai la seconda squadra. Non No, c'è. assolutamente, assolutamente no. Un ultras poteva mai avere l'Inter o il Milan o qualcosa del genere. Assolutamente no, assolutamente no. Allora, la fede è unica. Per quanto riguarda invece la squadra, siamo oramai da 15 anni, le Garro, è così. La facciamo a Tiriamo restare avanti, anche quest'anno? avanti allo stesso modo, tiriamo avanti allo stesso modo, secondo me, no? Speriamo, dai. Senti Vincenzo, io insomma, ho avuto il piacere, non per fare l'autopubblicità al nostro giornale, però grazie anche a Clodomiro Tarsia, che mi piace anche citare e salutare, una delle più grandi firme del giornalismo campano, molto prima Sì, che è un diventare altissimo livello. nostro Guarda, ma io posso dirti una editorialista. cosa, io, perdonami, io lo devo dire, io quando ho parlato con Clodomiro Tarsia, tu mi devi credere, premesso che è un pozzo di scienza del pugilato. Nel senso che poi ha una cultura generale, Clodomiro Tarsia, esagerata, ma ha una voce talmente, cioè, talmente giovanile. Quando mi disse che aveva Non quasi l'avevi 90 mai anni, immaginato che... poi parlai con la moglie perché chiamandolo mi rispose la moglie e disse: ora te lo passo. La moglie ha una voce giovanile impressionante. Quando mi dissero che lui e la moglie sono coetanei, io ci sono rimasto. Clodomiro Tarsia è un grande, davvero, ma è No, davvero un io insomma, davvero grazie a Clodomiro che ci fornisce questi puntuali resoconti sul pugilato. Abbiamo raccontato anche la realtà della tua palestra, in cui c'è, dicevi anche prima, molto spirito di famiglia, no? Perché poi credo che la famiglia certo. sia ecco, uno dei valori che aiuta anche a lavorare meglio, a coinvolgere altre persone. Quindi Sì. ecco, Clodomiro per esempio mi mandò questo pezzo dicendo: a Milano Vincenzo la femmina vincerà. E dico: ma perché siete così sicuri? Perché sono sicuro che vincerà? E lì, insomma, capisci anche la competenza. Quando Clodomiro D'Arcy seguiva il pugilato, io e te non eravamo ancora nati. Sì. Questo è sicuro. E insomma, io spero tanto che di raccontare ancora tanto altro, che ti vedrà protagonista, che vedrà protagonisti anche i tuoi compagni di avventura della palestra. Dici un sogno, perché ognuno ce l'ha. Non vale la Paganese in Serie B, parliamo di te. No, 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 Parliamo di... Io non assolutamente. so se un professionista poi sogna l'Olimpiade, sogna un titolo No, italiano, un titolo mondiale. Dimmelo tu, quello che sogni. io sogno di diventare campione del mondo da quando sono piccolo, cioè io voglio diventare campione del mondo. Questo è il mio sogno, diventare campione del mondo, salire sul tetto del mondo e dire ce l'ho fatta, prendere la cintura di campione del mondo e poterla alzare e poter inginocchiarmi piangendo. Quello è il mio sogno. Ok, prenotiamo la sciarpa azzurra Allora stellata noi. per quel ring lì. Vincenzo, sei stato gentilissimo, simpaticissimo, ti ringrazio di essere stato Grazie. con noi. Ti ringrazio, il piacere è stato mio, è un onore per me. Grazie Gerardo di essere stato con noi. Gerardo De Prisco, ti Grazie a te, leggiamo Dario. domani. Va bene, Questa ciao. era la città dello sport, il nostro approfondimento settimanale sulle altre discipline. Collega Danilo Sorrentino, che saluto e ringrazio. Le ha chiamati come tutti noi facciamo, purtroppo sport minori, proviamo a chiamarli sport olimpici e soprattutto proviamo nei fatti a dimostrare che Saluto a Danilo, lo i conosco. minori hanno poco. Eh sì, perché sempre quel vizio del calcio che avete. Però ragazzi, cioè, la Paganese sta andando Accomuna. forte. Quanti legami? Visto quanti legami? Quanti legami e soprattutto Ma lo sport crea questi è legami, lo segno di sport quello che crea questi dicevi, legami. no? Una squadra piccola, che riesce ad avere un senso di identità così forte.
calcio per questo è bello, mica perché poi segna il centravanti o cross il terzino, le partite a volte sono una palla bestiale, sì, invece riesce a cementare questi valori, si chiamano valori, che sono molto belli. Ed è bello che tu, che sei un illustre esponente di altre discipline, abbia questo legame col calcio che abbiamo in qualche modo raccontato. In 25 minuti non potevamo fare tantissimo, ma spero sia stato sufficiente. Okay. Ancora grazie, ottimo. Vincenzo. Grazie a voi. E grazie a chi ci ha seguito. Alla prossima con le nostre dirette alla città per la città dello sport.